in questo numero di Qui Europa. BCE prende forma la nuova strategia sull'inflazione. Al via un progetto per l'euro digitale. Eurozona, il debito sfonda il muro del 100% del PIL. Edilizia, aumenta la produzione in Europa. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi e confermato il bazooka monetario. Un modo per introdurre in maniera morbida la revisione strategica che prevede una valutazione più flessibile dell'inflazione intorno al 2%. In precedenza, invece, il tetto era insuperabile. Il Consiglio direttivo si aspetta che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali, finché non vedrà l'inflazione raggiungere il 2% in maniera durevole. Gli acquisti netti di titoli proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Nel complesso, la BCE si aspetta che l'attività economica torni a livelli pre-crisi nel primo trimestre del prossimo anno, ma c'è ancora molta strada da fare prima che i danni all'economia causati dalla pandemia siano compensati, ha spiegato la presidente Christine Lagarde. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di avviare l'analisi del progetto per l'euro digitale. L'obiettivo è rispondere alle esigenze dei cittadini europei, contribuendo a prevenire attività illecite e scongiurare effetti indesiderati sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria. La BCE chiarisce che la nuova moneta digitale affiancherebbe il contante senza sostituirlo. Durante la fase di analisi del progetto, l'Eurosistema si dedicherà in particolare alla definizione delle possibili caratteristiche sulla base delle esigenze degli utenti. Gruppi di approfondimento definiranno dei prototipi. L'analisi farà inoltre luce sulle modifiche del quadro normativo dell'UE che potrebbero essere necessarie e che saranno discusse e decise dai colegislatori europei. La BCE continuerà a confrontarsi con il Parlamento europeo e altri responsabili delle politiche europee per tutta la fase di analisi del progetto. Per la prima volta supera il 100% il rapporto tra debito pubblico e PIL nell'area dell'euro. Nel primo trimestre 2021, infatti, secondo i dati Eurostat, si è raggiunta quota 100,5, mentre l'Unione Europea si è fermata al 92,9% del PIL. A influire su questo aumento le misure per ridurre l'impatto economico della pandemia di coronavirus. Nel quarto trimestre 2020 il rapporto debito-PIL era al 97,8% nell'Eurozona e al 90,5% nell'Unione Europea. I paesi con il rapporto debito-PIL più alto sono Grecia, 209,3%, Italia, 160% e Portogallo, 137,2%. I tassi più bassi invece in Estonia, 18,5%, Bulgaria, 25,1% e Lussemburgo, 28,1%. A maggio 2021 la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,9% nell'area dell'euro, secondo le prime stime di Eurostat. Su base annua l'aumento è stato del 13,6% nell'area dell'euro e dell'11,6% nell'UE. Gli aumenti mensili più elevati della produzione nel settore edile sono stati registrati in Francia, Polonia e Repubblica Ceca, le maggiori diminuzioni invece in Slovenia, Romania e Bulgaria. Nell'area dell'euro, a maggio 2021 rispetto a maggio 2020, l'edilizia ha fatto segnare un aumento del 15%, l'ingegneria civile del 7,2%.